di difficoltà il Virtus Afragola. Si parte, tra poco chiederemo anche un po' di lavagna tattica al nostro Simone Vicidomin, mentre c'è Esposito. Ha un po' di spazio, potrebbe provare il tiro, lo fa in effetti. Fa ripartire i suoi, pallone col goniometro verso Mosca, spostato a sinistra, dribbling di Mosca che fa tutto bene tranne la conclusione. Aniceto, e allora attenzione perché adesso parte il forio, ancora una volta un dribbling di troppo, pallone che resta però in zona pericolo. Di Lorenzo, conclusione di Di Lorenzo e palla che termina alta. Invece Pezzella riceve però Galasso che finta la conclusione, tiro tutto sommato abbastanza insidioso. Peluso, stavolta è Galasso che deve fare attenzione a Peluso, poi c'è l'anticipo, la conclusione e c'è la deviazione, chiedono calcio di rigore. Palla dentro, colpo di testa e c'è la rete del Real Forio che sblocca il risultato proprio con Luigi Castagna. Palla dentro, attenzione, tiro io che tiri tu, Galasso ancora una volta, l'ex Ischia Vivace si incarica del rinvio ovviamente lungo, però arriva il fischio del direttore di gara, si va al riposo, Real Forio 1, Virtus Afragola 0, decide fin qui il gol di Castagna. Si gioca con il primo pallone nella disponibilità della Virtus Afragola. Ecco il cross molto buono, colpo di testa di Mosca, palla che termina fuori. Attenzione, Vivace rimane nella terra di nessuno, calcia Castagna, palla che termina fuori dalla porta, poi si accinge, trova la conclusione Mosca e trova anche una splendida risposta da parte di Vivace. Qui palla dentro, non salta Sogliuzzo, lo fa invece Iacono, palla che termina ancora una volta sul fondo, che è un treno, pallone regolare, Forio per chiuderla, arriva il gol di Castagna che chiude il match e fa 2-0 e fa 2-0 e fa impazzire il Salvatore Calise. Match chiuso, doppietta di Castagna, 2-0 Real Forio. Arriva anche il fischio finale del direttore di gara con un gol per tempo al minuto 34 del primo e al 49esimo del secondo. Il Real Forio batte la Virtus Afragola per 2-0. Ha deciso una doppietta di Castagna.